Belén Rodríguez tornerà sul piccolo schermo dal 20 novembre con il programma di Real Time, Amore alla prova, la crisi del settimo anno. 5 puntate dedicate all'amore e alle crisi sentimentali in una trasmissione già condotta da altre donne di successo come Claudia Gerini e Giulia De Lellis. Questa volta toccherà alla bella Belén Rodríguez che, presentando il programma, si è lasciata andare anche ad alcune inedite rivelazioni sulla sua vita privata e, in particolare, sull'ex marito Stefano De Martino. Scopriamo di più. E chi meglio di Belén Rodríguez per condurre un programma che, tra i temi principali, affronta proprio la famosa crisi del settimo anno che lei stessa si è trovata ad affrontare con l'ex marito Stefano De Martino. La crisi del settimo anno con Stefano l'avevamo pure superata, ma alla fine, dopo 10 anni, ci siamo comunque lasciati, ha rivelato Belén a Di Più TV. In questo periodo mi sento una donna diversa, più sicura di me, ha poi aggiunto la Rodríguez. Certo, il fisico non è più quello di quando avevo 30 anni, ma comunque non mi sento vecchia. Ho acquisito più consapevolezza e forse pure un pizzico di saggezza in più. Parlando di amore alla prova tra le pagine di Di Più TV, Belén lo ha definito un programma che sembra cucito addosso a me. La showgirl, con accanto la nota psicologa Maria Luigia Augello, avrà il compito di osservare 4 coppie che si scambieranno temporaneamente i partner e dovranno quindi affrontare una sorta di convivenza forzata per riuscire alla fine a misurare la potenza e la forza del loro amore. Belén dovrà dunque seguire passo dopo passo le evoluzioni di questo periodo di prova, raccontando le loro vicissitudini. Per loro sarà una compagna di viaggio, una complice, una spalla pronta ad ascoltare i loro stati d'animo, a consigliarli e ad aiutarli, come rivelato dagli stessi autori del programma. Se le coppie alla fine della loro avventura resisteranno o si lasceranno definitivamente, lo sapremo solo nell'ultima puntata. Ma una cosa è certa, ci emozioneremo perché le storie di queste coppie sono anche un po' le nostre, come ha sottolineato Belén. Un viaggio nei sentimenti che coinvolgerà gli spettatori e la stessa conduttrice che negli anni ha sempre dimostrato coraggio e determinazione.